avevo programmato di fare la presentazione, di presentarvi questo lavoro che ho dietro, che è la benedizione del pasto. Ho scelto questa volta perché questa tela è un olio su tela, ha una misura 100x70 mi sembra, quindi è un po' grandicella rispetto a quelle più piccole che faccio di solito, 50x70. Ciao Ivana! E nulla, vi volevo parlare di questo perché di questo quadro perché ho usato una tecnica, ho provato una tecnica su questa tela un po' diversa dalla solita lavorazione col pennello olio su tela. Questo era il periodo in cui ho iniziato a conoscere la spatola, che vi ho fatto vedere l'altra volta, appunto, come ci lavoro e tutto quanto. E il maestro Nardoni, mentre provavo la spatola, vedendo che mi piaceva usare il colore bello corposo, mi ha detto: perché non provi questa tecnica, che sarebbe l'olio a secco, praticamente sempre colore olio, e solamente che, come chi usa il colore olio sa, l'olio va diluito con dei diluenti, ce ne sono di vari tipi. C'è l'olio di lino, c'è l'olio di papavero, c'è un mare di tipi di oli che può variare, che uno poi dopo... Ehi, c'è pure Laura! Ci sono degli oli che possono variare anche in base... Uno li sceglie anche in base al tipo di... al profumo, all'aroma che emana. Si può scegliere l'olio anche in base alla corposità, quindi ci sono oli più liquidi, oli più corposi... E io ho provato vari tipi, ultimamente sto provando l'olietto, che è una miscela di vari oli, e mi ci trovo bene, quindi continuo ad usare. Io di solito vedo quello che trovo, quello che riesco a trovare come diluente lo uso. E in questo caso, ciao Lauretta, ci vediamo stasera. In questo caso, su questa tela, appunto, come vi dicevo, ho usato una tecnica che era olio a secco, quindi praticamente è l'utilizzo dell'olio senza il diluente, quindi senza olietto, senza nulla. Quindi va utilizzato l'olio col pennello direttamente sulla tela, va miscelato sempre sulla tavolozza, sul piattino, quello che usate come base, però comunque il tipo di risultato è molto corposo, è molto simile alla spatola. Poi lì dipende sempre dal tipo di mano che uno ha, quindi se, come con la spatola, se uno tende a stendere di più il colore, se lo tende a lasciare il tocco di colore corposo, poi quello in base al gusto di chi fa l'utilizzo poi dell'olio. Io adesso vi faccio vedere per farvi capire. Allora, in questa parte qua, se vedete, si vede proprio, se riesco, non so come riuscite a vedere voi, contro luce, dov'era qui, forse si vede un po' di più, si vede proprio la corposità del colore. Quindi comunque, forse qui si vede un po' contro luce, si vede proprio il colore che non è steso, quindi il tocco, si vedono proprio il colore bello spesso. L'effetto poi, ecco, ad esempio in questi punti dove di solito uno dovrebbe, con l'olio di solito è facilitato per la stesura dell'olio, a miscelatura con gli altri colori che uno usa, in questo caso quando uno deve andare nei punti dove dovrebbe, tipo anche qui, dove uno dovrebbe miscelare i colori, ti risulta un colore un po' più... colori un po' più separati, insomma, si riesce ad avere questo effetto che il colore rimane un po' più corposo. Poi uno, volendo, può anche la velatura, la puoi anche fare alla fine, non è che dipende dal gusto. Poi se volete provare, potete provare. Io comunque ho provato, ho fatto una tela sola e mi è piaciuto, però ecco, non ho fatto altri lavori con questo tipo di tecnica perché poi
sono andata a fare altre tecniche, altri studi, e quindi diciamo che per questo l'ho fatto una volta sola con questo lavoro qui. E nulla, questo è un soggetto che mi ha dato una nostra amica che ha visitato un museo in Europa, non mi ricordo in quale città, ha visto questo quadro che gli è piaciuto tanto, gli ha fatto una foto e me l'ha mandata. Io mi ci sono ispirata, però non è proprio uguale, perché comunque poi la foto non si vedeva granché, quindi sempre pure il dettaglio dei visi l'ho fatto molto come se si lavora a spatola, non puoi andare a rifinire bene il viso come quando lavori normale, perché appunto il colore, essendo così corposo, così senza olio, senza diluente, non ti permette di fare quelle sfumature, quei dettagli come si può ottenere con la lavorazione col diluente. Poi uno, magari anche le dimensioni dei visi non te lo permetterebbero comunque, perché più è piccolo il viso e più è difficile poi andare nel dettaglio, soprattutto se il colore è corposo. E nulla, io di questo che altro vi devo dire? C'ha una bella cornice, è bello pesante, dietro ne approfitto per farvi vedere come al solito che è una tela. Poi un giorno, vedete questi cosetti di legno che molti non sanno come si chiamano, si chiamano cunei, poi un giorno farò un video per parlarvi di questi cunei. E magari vi faccio vedere come si mettono, perché molti non sanno applicarli, se servono veramente, quanto servono, perché alcuni dicono che sono necessari, c'è chi invece dice che occorre metterli solo se servono, quindi poi magari ne parliamo in un video a parte. Questo è il solito mio certificato che faccio ogni volta che metto dietro il quadro, col certificatino, timbretto. Per chi non ha visto gli altri video ne approfitto a farlo vedere. Eccoci qua. Allora, nulla, se non ci sono... Ah, c'è pure Maura. Sì, sono coraggiosa, sì, sono proprio pazza per fare video del genere, sì, perché poi qualcuno mi ha pure detto, ah, ma ti metti a parlare di quello che fai. Io non è che... Non, questi video non sono dei corsi, non, ma per carità, ma chi li fa i corsi? Questi sono semplicemente, ecco... L'ho chiamato un caffè con Arteminta perché semplicemente ci stiamo facendo una chiacchierata, non è che sto dicendo come si fanno determinati lavori, come io dico, racconto quello che faccio. Poi c'è chi può piacere, chi non può piacere, chi magari non è d'accordo, anche perché poi chi dipinge, chi frequenta veramente le scuole sa che ognuno, ogni artista fa, ogni pittore, ogni scultore, ognuno fa una tecnica, fa della tecnica che studia una propria, la personalizza. E diciamo che ci sono delle basi e poi su quelle poi ognuno fa come, più o meno come vuole. E quindi può capitare che magari vai a sentire una persona che ti dice che una cosa la fa in un modo, un'altra persona la fa in un altro. Vi faccio un esempio dell'incarnato: c'è chi l'incarnato lo fa usando dei colori, chi li fa in un altro, chi parte con un figurativo lavorando, dando tutta la base, chi fa mano a mano, quindi ognuno fa come vuole. Io vi racconto quello che faccio perché mi piace raccontarvelo, mi piace se magari qualcuno mi dice come fa lui, confronto, fa sempre piacere, quindi secondo me è solo una crescita, soprattutto da parte mia. E mi sono persa, oddio, allora Filippo, bravo Filippo, raccontiamo, io sto raccontando, semplicemente racconto, come quelli che fanno i video che stanno in giro, che io vi sto a raccontare quello che faccio, quindi non è che pure quando faccio i video in diretta, che sto a dipingere, io non è che faccio i video per farvi vedere come si fa, io faccio i video per far vedere quello che sto a fare, è diverso, non è che li faccio per dirvi dovete fare così, no, io faccio video, io faccio così, poi c'è chi fa in un modo, chi fa in un altro,
non mi permetterei mai di creare. Io mi sono ripersa. Che dice Maura? Ah, la diretta richiede coraggio. Sì, perché poi caratterialmente chi mi conosce veramente, ecco, tipo Laura Baruti, altri che stanno, Rosario, ciao Rosario che mi sta seguendo, chi mi conosce veramente nella vita quotidiana sa che io mi impappino, non sono così sciolta, quindi non so neanche io perché lo sto a fare. Io lo faccio, mi ci metto, lo faccio, poi vediamo, per farsi una chiacchierata, per piarsi un caffè insieme, per stare un quarto d'ora, 10 minuti insieme. Vi faccio vedere, ecco, c'è chi fa vedere la strada mentre cammina, il cielo, il prato, il giardino, ci stanno tanti che fanno vedere il giardino, io il giardino non ce l'ho, questo c'ho io, i quadri, che vi devo far vedere, quindi faccio i video su questi. C'è pure Ausilia, che mi dice che gli piacciono i video, sì, 4-2 chiacchiere. Poi mi dispiace che voi potete solo scrivere, pensa se potevamo fare... Magari chissà, un giorno uno può pure intervenire a voce, sai che casino, famo il salotto praticamente. Così è senso unico, perché per quanto sia non riesco a seguire, uno può scrivere, poi tante volte non fa in tempo a scrivere, c'è chi vede col telefonino che magari è pure scomodo a scrivere. E poi sì, come dice pure Manuela, è bello quando si parla di arte, sicuramente. E condividere un dono è sempre bello, lo sai, sì, un dono, vabbè, un dono, il mio proprio, vabbè, una passione, la mia è più una passione che un dono, perché c'è gente veramente che c'ha il dono, quindi la mia è una passione, quello che faccio è solo passione. Ciao Anna Maria, ciao Fabrizio, e nulla, io mo adesso programmerò, da quello che ho capito si sente bene, perché vedo che mi scrivete e nessuno si lamenta. Quindi, diciamo che se si sente bene, ho recuperato il mio iPad senza andare in giro a recuperare iPhone, iPad vari di altri. Quindi, ciao Gabriella, Anna Maria, grazie. E quindi, visto che ho il mio iPad, ho libertà di decidere, di scegliere quando, come, dove fare le mie dirette. Quindi, tranne queste che programmo quando parlo magari dei quadri, queste le posso programmare. Quelle magari qualcuno mi ha chiesto di avvertire quando faccio le dirette mentre dipingo, quella è un po' più difficile perché oltre... il tempo e il modo per mettersi a dipingere, bisogna avere anche la voglia al momento giusto, quindi il momento giusto viene, almeno a me, non so a voi, a chi dipinge, a me il momento, povero Gigi, povero Gigi, diciamo sì, gli ho fregato un paio di volte, gli ho fregato iPhone, iPad per farsi video, quindi adesso invece sono libera. Ivana mi sta seguendo dall'Australia. International. E ciao Marta. Elena, non ti sentivo. Ma perché avevo dimenticato di alzare? Ah, beh, meno male. Meno male, perché se non mi sentivi, perché ricominciavamo con quella storia. Ho fatto un aggiornamento e adesso sembra che va bene. Quindi vi dicevo, quando non riesco a programmare le dirette mentre dipingo molto tempo prima, perché serve anche il momento giusto che te prende, dico, mo vado su e dipingo, perché magari c'è il tempo, però magari ti fanno incazzare 15 minuti prima e vuoi fare tutto tranne che dipingere, anzi è meglio che non tocco i pennelli quando mi... Oddio, ho detto una parolaccia. Non mi censura Facebook. Che dice Rosario? Lo sostengo io e gli presto il messaggio. Allora Rosa, senti, parliamo di Samsung. Io gliel'ho detto, io il Samsung, dagliela a lui, sì, se lui lo vuole glielo dai a lui, a me mi dà l'iPhone, va bene, se mi va bene. Mi spiace, ma proprio ci più accapucciato io col Samsung, non... Poi c'è Raffaele pure che scrive...
Sì, complimenti per la padronanza tecnologica digitale. Sì, Raffaele, io non lo so se tu lo sai, ma ci ho combattuto per fare un po' di video un po' di volte. C'è stato un video che ho dovuto rimandare 4 volte perché mi dava problemi con l'audio. Adesso sembra che con l'ultimo aggiornamento è ritornato tutto normale, quindi appena ho modo di andare nel mio angoletto su, poi un giorno ve lo farò pure vedere, che è il mio angoletto di paradiso, perché lì proprio stai fuori dal mondo. Magari ve lo faccio vedere come è un buchetto, però è bello concentrato. Magari vi faccio vedere com'è e nello stesso giorno magari mi sistemo e faccio un po' più di dirette mentre dipingo. Vi posso avvertire, perché qualcuno ha detto avvertimi prima, io vi posso avvertire come vi dicevo prima, un quarto d'ora prima, mezz'ora prima, un'oretta prima, vi dico guarda, fra un'oretta vado su e ci vediamo su in diretta mentre dipingo, se nell'arco di quell'oretta non mi fanno arrabbiare, che non mi piano 5 minuti per qualche cosa, allora si può fare, magari un'oretta prima vi avverto. Scrivo un post e chi mi segue magari vede il post, lo sa che ho la diretta a distanza di breve e magari riesce a seguirmi, altrimenti uno le vede poi registrate. E mi sono riversa. E Marilena dice sì, sono d'accordo con Marilena, che scambiare esperienza è sempre utile, qualsiasi tipo di esperienza, in qualsiasi cosa. Uno, se gli piace fare anche la cucina, vedi, esempio, io non ho visto video in diretta di chi magari ha la passione della cucina. Sarebbe bello vedere qualcuno che mentre fa una ricetta fa il video in diretta e fa vedere. A me mi piacerebbe. O anche ricette semplici, mentre prepari la cena, al pranzo, ti metti lì con l'iPhone, con l'iPad e fai vedere. Secondo me dovrebbero essere più pubblicizzati questo tipo di. Sì, ciao Marta! Sì, dai che lo sai, mi sono persa, non ho letto sopra! Raffaello, va bene, dai l'esempio a tutti i colleghi, artisti e non. Che so pigroni, più che pigroni parecchi, non lo vanno di quello che fanno. Io vedo che tante volte, ci sono tanti che si scambiano le idee, tanti invece uno magari tante volte mi è capitato e gli chiedo ma come la fai quella cosa? Come a scuola, quelli che te passano i compiti praticamente, ci stanno tanti che te li dicono a mezza bocca, a mezzo. E che, cioè, ma dimmelo no, cioè alla fine dipingi te, dipingo io, ma. O forse lo fanno, non lo so. Anche perché poi la pittura, io penso che come tante altre cose, la teoria alla fine uno la può pure dire. Uno te posso pure dire, io te posso pure dire dall'inizio alla fine come devi fare. Ma tanto poi, se sei bravo, se sei capace, se ce la fai, ce la fai. Ci stanno tanti che sanno la teoria perfettamente e poi magari non la sanno mettere in pratica. Quindi se io ti chiedo come riesci a fare un mare, un colore, perché me lo devi dire? Ma così, beh, dimmelo, no, come, cioè, a me di solito io ricevo mail da persone che magari dicono, ah, sai, sono in difficoltà, io di solito i consigli, io quello che so io lo dico, poi certo ci sono alcune cose che bisognerebbe farle vedere, però quello che posso lo dico perché non ci trovo niente di male. C'è Manuela che c'ha una domanda. Che bianco hai usato per il quadro che è dietro di te? Mi sembra che il bianco, bianco sì, è il bianco titanio. Guarda, di solito, Manuela, ci sono, io uso due bianchi, uso il bianco titanio e il bianco zinco. Il bianco zinco di solito me lo tengo per fare, ad esempio, le velature o comunque per fare delle trasparenze. Il zinco rimane più trasparente come colore. Il bianco di titanio lo trovo più acceso. Quindi magari per fare, se devo fare della luce, che è, uso quello di titanio. Poi ci sono stati dei lavori che ho fatto dove il bianco di titanio non dava la luce, che non rendeva bene, e ho visto che in commercio ci sono dei bianchi, ad esempio c'ho un tubettino da 30 ml di olio della Memery, c'ho un tubettino da 30 ml che ho pagato 10 euro, per farti capire che il tubettino da 30 ml, mi sa, della Memery costa. Non lo so perché non li compro quelli della Memery, però comunque 10 euro un tubettino piccolo è tanto.
È un bianco, non so come si chiama, un bianco particolare che è molto luminoso, molto acceso, e per quel lavoro ho dovuto utilizzare questo bianco che ti rimane, è meno spento rispetto a tanti altri. Per questo comunque mi sembra che era il titanio, perché all'epoca ero agli inizi, quindi usavo pochi bianchi, pochi toni, quindi mi sembra che era il titanio, di solito uso quello. Ivana, dove sei in Italia? Io ci verrò martedì per 3 mesi. Ah, Ivana, ti vieni, bella. Io sto vicino Roma. Quindi, però Italia, se vieni in Italia, dove vai, stai bene. Pesati prima di partire, perché quando torni sicuramente, in Italia si mangia bene, non c'è niente da fare. Quindi sicuramente sull'aereo ti faranno pagare qualcosa di più. Che manca... Che marca usi? Ah, io Elena, io di solito uso a olio, uso allora, uso due marche, Maimeri e Ferrario, ma semplicemente anche per una questione logistica, nel senso che dove abito io sto vicino a Roma, in un paesino, in una cittadina, e dove abito purtroppo non ci sono negozi di belle arti riforniti, quindi... o quelli che ci sono cari proprio da che devi donare sangue. Quindi io di solito vado da un fornitore qui vicino a Fiano, e loro hanno Ferrario, quindi uso i Ferrario, mi ci trovo abbastanza bene. Poi mi è capitato in passato, quando c'era un negozio qui a Monte Rotondo dove ha chiuso, non so, 2 o 3 annetti che avrà chiuso, e che aveva prezzi accessibili della Maimeri, e lì prendevo, appunto, ho preso qualche colore che ancora ho, perché poi alla fine i colori, tranne qualcuno, ce ne stanno alcuni che usi molto di meno e quindi ti durano di più, quindi di solito quei due, o Maimeri o Ferrario. Ma ecco, per una questione semplicemente logistica, perché per me sarebbe pure un problema andare a Roma ai negozi di belle arti riforniti e scegliermi ogni volta i colori, è una questione pure di comodità che uso il Ferrario, però mi ci trovo bene. Volevo provare i mussini, quando andavo in accademia da Nardoni, Nardoni aveva dei tubetti di mussini che sono schmickt, non so come si pronuncia, schmickt mussini, e ho provato questi colori di mussini, perché praticamente stavo facendo delle notturne a Spatola, città notturna a Spatola, ho fatto Firenze, Napoli, Roma, e non riuscivo a dare, siccome ho fatto anche delle automobili con riflessi sull'asfalto bagnato, e quindi mi servivano in particolare il rosso e il giallo per i fari delle macchine molto accesi che insomma si vedevano di più rispetto a tutto il quadro che era molto scuro, e utilizzando ho provato i colori Ferrari, ho provato i colori Maimeri, ho provato quelli che c'erano lì, ho chiesto in giro a chi stava dipingendo con me le varie marche, quindi ho provato vari colori e non riuscivo a dare quella luminosità giusta, il colore non usciva fuori. Il maestro aveva questi mussini di parecchi anni fa, quando era giovane, che lo usava lui, e mi ha detto usa questi, perché mi ha spiegato che costano un bel po', e non so se una ventina di euro, non so adesso quanto possono costare, e mi ha fatto utilizzare questi colori che aveva lui, e ti dirò che è proprio un'altra cosa, perché questi mussini hanno molto, molto più pigmento, sono fatti con una procedura molto diversa dagli altri colori, e quindi hanno il colore si vede molto di più, era un bel effetto. Nel frattempo io ho visto qualcuno scriveva, però non so adesso, io adesso leggo a Ivana che dice che sta a Latina, e Maura dice che io al bianco di titanio aggiungo una punta di giallo di Napoli, sì. Sì, allora, anche quello, Maura, io di solito faccio non lo metto insieme, però io metto il giallo di Napoli sotto, però non so se tu usi l'olio, no? Io metto il giallo di Napoli sotto, diciamo che gli faccio una base di giallo di Napoli,
nel punto in cui voglio dare la luminosità, e poi quando il giallo di Napoli è asciutto ci vado col bianco sopra. E poi non so se è la stessa cosa miscelarli insieme, io invece faccio questa cosa diversa, metto il giallo di Napoli, asciugo, faccio asciugare e poi ci vado a dare la luce col bianco sopra, e sembra come se riesce a rendere il bianco più luminoso, anche quello. Vedi, a me tante cose magari in mente mentre uno parla non gli vengono, però ecco, parlando, confrontandosi, avendo fatto vari lavori, che poi ogni lavoro ha le sue difficoltà, quindi magari ecco, mi è capitato magari una volta di avere questo problema, io ho fatto così, ho usato il giallo di Napoli e poi ci ho messo la puntina di bianco sopra, e in quel modo il bianco riusciva a essere più luminoso. Ci abbiamo ospiti qua, eh? Mau? Morfeo, lui ogni volta che sto... sta sempre appiccicato. Oddio, mi sono ripersa. Chi è che... Io uso più acrilico perché sono sempre di fretta, ma mi piace... sì, io l'acrilico, l'avevo già detto in un altro video, l'acrilico non mi ci trovo, so che è più comodo perché asciuga prima, però non mi ci trovo, preferisco l'olio. Che poi, come ho detto anche altre volte, tanti fanno la base d'acrilico e poi vanno sopra con l'olio. A me mi piace l'olio, magari sono più lenta, vado, ci metto di più a fare un lavoro, però mi piace di più anche usarlo. Cioè, Manuela pure. Ecco, l'attimo che ha iniziato la spiegazione del bianco, la bimba ha iniziato a piangere. Sì, vabbè, sì, brava, ma adesso te lo stavo a rifare il discorso, invece no, c'hai ragione, lo rivedi così chi c'è non si perde. E ciao Tiziana, ciao Elena, ciao Tiziana, sono due Tiziani diversi, cognome diverso. E va bene, io penso che ormai qua non mi fa vedere quanti minuti, perché è cambiato un po' con l'aggiornamento che ha fatto Facebook, è cambiata un po' l'impostazione. Di solito mi faceva vedere i minuti a un angolo di quanto è durato il video. Io penso che ho parlato pure troppo oggi perché mi sono dilungata parecchio. 27 minuti! No, sono troppi, direi che un caffè dei 27 minuti è troppo. Quindi